Cari seguaci e amici followers, buon lunedì e benvenuti a tutti in questo nuovo video dedicato a No Rest for the Wicked. Come avrete letto nel post pubblicato lo scorso sabato, la pubblicazione della patch è stata posticipata questa settimana. Sembra appunto che il lavoro richieda ulteriori sforzi e, stando alle informazioni disponibili, il nuovo aggiornamento si preannuncia piuttosto sostanzioso. Come sempre ragazzi, se volete restare aggiornati su tutto ciò che riguarda No Rest for the Wicked, vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale. Ma adesso facciamo un rapido riassunto delle notizie della settimana scorsa. Non abbiamo ancora una data precisa, ma gli sviluppatori ci hanno dato qualche anticipazione e, dando un'occhiata al post rilasciato da Thomas, risulta che ha recentemente condiviso alcune riflessioni su Twitter riguardo a come migliorare le ricompense per i vari stili di gioco permessi. Attualmente il sistema GIB si attiva se un nemico viene finito con un attacco con runa o con un attacco caricato. Thomas ha notato che utilizza gli attacchi caricati come attacchi normali su alcune armi per aggiungere varietà, ma ha anche riconosciuto che al momento non c'è una ricompensa adeguata per il giocatore che li utilizza, a parte la soddisfazione visiva. Ha elogiato particolarmente l'animazione della pugnalata con il pugnale e l'attacco del martello, considerandoli tra i suoi preferiti per la loro eccellente resa visiva. Thomas ha proposto di collegare profondamente questi elementi al resto dei sistemi di gioco, permettendo modifiche tramite incantamenti e gemme, in modo che i giocatori possano pianificare build intere basate sull'eliminazione di nemici attraverso esecuzioni concatenate. Ha suggerito che questo potrebbe risultare estremamente soddisfacente per i giocatori. Inoltre, ha evidenziato la necessità di migliorare le abilità di stealth, ricompensando i giocatori per l'eliminazione consecutiva di nemici in modo furtivo. Attualmente le varie build presentate nel gioco sono ancora troppo simili tra loro e Thomas crede che il gioco beneficerebbe di una maggiore ricompensa per la maestria delle diverse classi. Conclude osservando che, finora, i giocatori sembrano apprezzare molto il combattimento di base del gioco, che rimarrà sempre il nucleo centrale. Tuttavia ha affermato che esiste un ulteriore livello di profondità che possiamo sbloccare, e questo è dedicato ai giocatori che vogliono immergersi appieno nell'esperienza di gioco. Queste informazioni offrono una chiara visione su come gli sviluppatori intendano espandere il gameplay di No Rest for the Wicked. Personalmente trovo il fattore stealth nei giochi molto interessante se ben gestito, tuttavia non è ancora chiaro quanto profondamente intendano sviluppare le meccaniche di stealth. Non penso che verrà implementato uno stealth completo, dove l'attivazione di una skill renda il personaggio invisibile, poiché sarebbe troppo sbilanciato, almeno contro i nemici di basso livello. Quindi, in sintesi, il sistema GIB, attualmente focalizzato su gratificazioni visive, non offre ricompense adeguate ai giocatori. Gli sviluppatori stanno considerando l'introduzione di modifiche tramite incantamenti e gemme per migliorare questo aspetto. Inoltre è previsto un potenziamento delle abilità di furtività con ricompense per l'eliminazione consecutiva dei nemici in modo furtivo. Le build attuali sono troppo simili tra loro e l'obiettivo è premiare una maggiore maestria nelle diverse classi per incentivare la diversificazione. È complesso valutare l'efficacia di tale strategia contro i boss di maggiori proporzioni, a meno che non si riesca ad eseguirla con affidabilità. Entrare in modalità stealth e indurre i boss a desistere dall'attacco e colpire quando meno se lo aspettano potrebbe conferire uno stile di gioco avvincente. Immaginare l'ottenimento di un bonus al danno d'attacco al ritorno dallo stealth potrebbe aggiungere una dimensione intrigante al gioco, un po' come accade anche con gli MMO. Queste informazioni, ragazzi, risultano appassionanti, poiché dimostrano la dedizione e gli sforzi degli sviluppatori nel perfezionare le varie opzioni di gioco. Ovviamente, a tal proposito, ditemi pure la vostra qua sotto nei commenti. Cercherò, come sempre, di seguire le varie discussioni sui social per portarle qui sul canale. Per concludere, vorrei presentarvi un tweet riguardante le migliorie grafiche DLSS e FSR da parte di Guinnedy. Saranno introdotti grandi miglioramenti grafici per Wicked questa settimana. Abbiamo ottimizzato il rendering della trasparenza, garantendo una qualità visiva superiore, maggiore nitidezza e movimenti più fluidi. Successivamente ha aggiunto: sto conducendo numerosi test su Wicked in 4K HDR con le prossime tecnologie DLSS e FSR e il nostro nuovo rendering della trasparenza, e sono semplicemente sbalordito dalla qualità dell'immagine e dalle prestazioni, soprattutto considerando tutti i miglioramenti apportati alla CPU. Non vedo l'ora che possiate sperimentare tutto ciò. E se le informazioni sono corrette, questa novità dovrebbe essere inclusa nella prossima patch che ipoteticamente dovrebbe uscire già domani o dopodomani.
e promettono notevoli miglioramenti visivi per il gioco, già di per sé estremamente ben realizzato. Che dire ragazzi, ci tenevo a condividere queste info veloci prima di parlarne con la nuova patch, anche perché di novità ce ne sono parecchie e magari molte cose cambieranno con il tempo. Adesso dobbiamo semplicemente attendere e nel mentre vi auguro un buon proseguimento e come sempre grazie per la visione. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!